Esperimenti di fisica con mia mamma. Aspetta. Allora fermi tutti. Dovevamo fare un video, non sapevamo cosa parlare, ma mi è venuta un'idea. Dato che lui è altissimo, 1,97 m. Ok, ho appena pensato che la tua testa, ecco, sta girando molto più velocemente della mia. Riesci a capire il perché? No. Dai, prova a pensarci. C'entra l'altezza. L'unica cosa che mi viene in mente è l'altezza messa bellezza. No, non c'entra. Beh, allora noi dov'è che siamo? A Padova. Sì, Padova che fa parte del... Veneto. Sì, che fa parte del... Italia, terra, fa... terra, mondo. Terra, bravo. Cosa fa la terra? Gira. Bravissimo. E quindi se gira, cosa succede se tu sei più distante dal centro, diciamo, della terra? Giri più veloce o più lento? No, giro più lento. No. Eh no, vecchio! Prova a pensare tipo ai raggi di una bicicletta. Vicino al fulcro girano lenti, ma dove c'è la ruota vanno super veloci, perché per fare il 360 gradi, cioè un giro completo, se tu sei nella gomma della ruota devi fare molta più strada rispetto a che tu sei magari vicino al centro, che devi fare solo pochissima strada, ok? Sì. Quindi tu che sei un po' più in alto di me, bisognerebbe fare tutti i calcoli, ma la tua parte gira più veloce. Vabbè, gira molto più veloce. Perché devi fare più strada per completare l'intero. Forse anche il neurone ci mette più tempo a connettersi con un altro neurone. Qualcuno vuole fare i calcoli, ce lo dica. Abbiamo circa 10 centimetri di differenza. Ci dica quanto la sua trapa va più velocemente della mia. Ma quindi se io mi abbasso un pochettino va più lento? Esatto. Capito. E come al solito, meglio curiosi che intelligenti. Grande. Ciao.